perché lei si dimentica di dire. Voce, senti un po'. Voce. Curva, curva. No, no. Io non dava una grossa personalità alla purea di patate. E quindi è, come dire, ha saputo veramente lavorare un contrasto di sapori in una metanza molto semplice della nostra tradizione. E grazie. Quella tagliala. Gabriella che non smette mai di stupirsi e di stupirci. Perché lei sta crescendo tantissimo e i concorsi gli stanno dando una grande mano. Allora, presentati e presentati. Allora, volevo soprattutto specificare che la provenienza del maiale che ho cucinato, non so se è locale o meno, però quindi di altri prodotti sicuramente sì. Io sono una appassionata di cucina, oltre a tutto mi piace molto mangiare il timene, è il piatto che non faccio questo mestiere, può darsi in futuro, comunque per adesso mi occupo di tutt'altro. Grazie, ho cucinato, sono venuta, come posso dire, provare con una ricetta che per me non è molto, cioè molto semplice, ma per me non lo è stata, ma penso che sia venuta abbastanza bene, sono soddisfatta, ho fatto i bocconcini della regina, sono due, la carne e il maiale, però sono due tipi di cottura e di condimento, accompagnati da un purè di, che vede la, il connubio tra la barbabietola e il cavolofiore, che è un altro semplicemente di zucca, e poi barbabietola rossa, e poi ovviamente ci sono i pistacchi all'interno dell'involtino, dei sapori abbastanza decisi, il caciocavallo, salame, appunto i pistacchi, e poi il medaglione di filetto di maiale è stato farcito con la pancetta affumicata. Quanto, grazie. Luca Ruggeri, una new entry, possiamo dire? Sì, dai, allora, dici cosa hai e presenti. Sono Luca Ruggeri, chef della Valle del Ver, e ho preparato un piletto in due versioni. Da una parte è una tartara condita con olive di Iti, lime, olio, sale e pepe, e sopra ci ho messo un croccante di sedano di sperlonga. Dall'altra parte ho fatto un carpaccio sempre di filetto con sotto cipolla di tropea e sopra un connubio di pane a fermo e pomodori secchi calabresi. Al centro ho messo una caponata di verdure fatta di zucchine, peperone, patata, attorno una melanzana legata con porro e condita con del pecorino. Mi è piaciuta l'idea di fare di portare qualcosa che tipicamente del nord, perché la carne cruda è molto del nord, portata qui e usare i nostri prodotti e quelli più che altro della Calabria e del Lazio, che sono particolarmente a cuore. Benissimo, allora la cipolla caramellata, ma la cipollata è caramellata, non è caramellata ma è aromatizzata all'aceto di mela, è molto bello. Anche qui c'è una pietanza, lui si è preoccupato di dare sempre una struttura, quindi una grande variabilità di sapori e di colori, ma questo l'abbiamo visto anche in molti altri piatti. Sempre il contrasto dei sapori, perché se al palato noi percepiamo colori e soprattutto sapori diversi, il piatto resterà impresso nella nostra mente. E lui ovviamente ci ha provato e ha fatto un bellissimo prodotto. Grazie. Ex allievo, presenta e presenta il tuo piatto. Buonasera a tutti, nuovo scolamento. Ho presentato un coniglio ripieno con della pancetta e delle noci,
accompagnato con una salsa, una purea di zucca. Ho usato anche dei prodotti che sono del territorio, coniglio, sia il coniglio che la pancetta che le noci, sono tutti prodotti ricercati nel territorio e niente, li ho accostati cercando di creare un piatto che potesse soddisfare il palato dei giudici e di chi lo assaggerà. C'è un bellissimo bisogno di questa pietanza, perché ovviamente lui ha usato il coniglio della sua azienda, che non è di quelli, come dire noi, che si stirano le ossa, ma è un vero coniglio, diciamo, curvante, se vogliamo. Quindi questo significa per noi avere maggiore difficoltà nella cottura, nella rottamentazione, soprattutto nel dargli una sorta di untuosità. E lui è stato molto bravo non solo nel saper usare le spezie, nella farcitura, quindi in modo particolare questo coniglio era morbido, quindi l'ha saputo ben dosare. Poi insomma era abbastanza complicato tagliarlo a metà, ma insomma ha fatto un bel lavoro, veramente non è da tutti. E quindi stavamo sorridendo al tavolo per questo coniglio, ma dove spunta questo coniglio, che sarà di coniglio? Un applauso. Luchino Gamberetti, posso dire, è un classico della ristorazione. Come mai questo abbinamento? Perché la scienza ormai ci dice che sia le zucchine che i gamberetti contengono una sostanza o, diciamo, o un sentore, che quello che i nostri amici orientali chiamano l'umami, che ci consente di assaporare e avere quella sensazione di brodo, glutammato, come diremo noi, senza dover necessariamente mettere del sale. E quindi noi adesso mangeremo una cosa che è molto sapida, sa di brodo se vogliamo, ma non è sale. E questo è un classico di chi sa fare questo mestiere. Prego.